utenti di www.sdgiancol.com, buonasera, siamo qui a Villalta, oggi è martedì 9 settembre 2008 e siamo al secondo giorno di lavorazione atletica insieme al presidente allenatore Renzo Toala, a cui rivolgiamo un paio di domande. Buonasera presidente, Buonasera. volevo sapere da lei come era sviluppata questa preparazione, in quanto tempo e tutte le notizie più dettagliate possibili. Beh, diciamo che oggi è solo il secondo giorno, diciamo che i giocatori non hanno per niente raggiunto, anzi, hanno perso nell'arco di questa estate totalmente la condizione che avevano preso nel termine del campionato scorso e è un po' presto per dire un po' com'è la situazione. Posso dire soltanto che la nostra preparazione si svolge in quattro fasi, di cui le prime due sono più per quanto riguarda la parte atletica e le seconde due più tecnico e tattiche, diciamo, dove si cercherà insomma di far lavorare più o meno tutti in maniera uguale, tenendo presente che alcuni dei nostri giocatori giocano anche a calcio 11, quindi fanno anche la preparazione con delle altre squadre e dovremmo fare attenzione a non farli lavorare troppo. A proposito, per quanto riguarda i giocatori, allora, abbiamo saputo che ci sono stati due nuovi innesti, più un terzo che era già socio dall'anno scorso, ma diciamo che entrerà anche lui nel vivo per questo campionato, visto che la sua presenza in Coppa Friuli è stata, diciamo, abbastanza breve, ha giocato pochissimo. Può parlarci di questi nuovi giocatori? Sì, diciamo che in questa stagione qua per vari motivi abbiamo perso, diciamo, due giocatori, uno principalmente, perché uno è il secondo portiere, Gregorati, che comunque ha sempre giocato poco, ma per motivi, diciamo, di lavoro si è trasferito in Spagna, quindi non può più continuare la sua avventura con noi, e l'altro è Di Giusto, per altri motivi non potrà continuare a giocare con noi in questa stagione. Questa è una grossa perdita per noi perché l'anno scorso ha segnato 21 gol e ci ha aiutato tantissimo a fare quello che siamo riusciti a fare, insomma. Diciamo che per tamponare, insomma, questa sua perdita abbiamo preso due giocatori nuovi, più, diciamo, uno che avevamo tesserato per la Coppa Friuli, quindi appunto Verilli. Abbiamo preso Shaw Arsen, che sarà il nostro primo straniero nel Jungle. Attaccante, un po' grezzo, da lavorare un po', soprattutto nella seconda fase della preparazione. E poi abbiamo preso Galluzzo, che è già un veterano, ha giocato anche lui a calcio a livelli abbastanza importanti, quindi dovrebbe dare un po' di stabilità all'attacco, adesso che abbiamo perso, diciamo, un giocatore abbastanza fondamentale. C'è da dire anche che quest'anno Cinello e Pecoraro saranno meno presenti degli anni scorsi, quindi ci serviva per forza un giocatore di peso, diciamo. Presidente, l'SD Jungle e lei come ha preso la notizia del distaccamento tra Lega Calcio Friuli-Collinare e WISP, un rapporto che dura da 20 anni, e la nuova affiliazione con la XN e tutto quello che riguarda comunque l'SD Jungle nei confronti di questa separazione? Diciamo che come presidente dell'SD Jungle non ho molto da dire, diciamo, riguardo a questa decisione. Per noi l'importante è giocare a calcetto, stando insieme e divertirci. Che poi il promotore sportivo sia la WISP, che sia la XN, per noi non è che abbia tanta importanza. L'importante è che esista un campionato dove si può giocare, divertirsi, stare assieme e cercare di far bene, di imparare a fare le cose fra di noi, insomma, per poter andare appunto su tutti i campi e giocare divertendosi. Ah, l'ultima domanda di rito, per completare questa preparazione 2008, hai in mente qualche amichevole in particolare, magari qualcosa di lusso? Beh, diciamo sì, sono gli amichevoli, diciamo, in lista sono tre. Una inizierà proprio il 20 di settembre contro la classica, diciamo, amichevole contro i Pitbull, che è la prima, diciamo, la prima uscita ufficiale, tra Anche essa squadra virgolette, di Fagagna. esatto, che gioca in terza categoria. Poi la seconda, andiamo il sabato dopo, affronteremo il Nimis, probabilmente fuori casa, che sono dei vecchi amici, anche loro. E per finire, il 4 di novembre, l'ultima partita prima dell'inizio del campionato, abbiamo un amichevole con i vice campioni regionali dell'Elettrotech, dove probabilmente usciremo sconfitti, ma l'importante è cercare di fare qualcosa di buono. Per trovare il ritmo effettivo di gara per l'inizio del campionato. Ah sì, perché diciamo giocando con un avversario di un livello nettamente superiore si riesce a capire meglio dove si fanno degli errori, secondo il mio punto di vista.
Grazie mille Presidente e alla prossima avventura prima dell'inizio del campionato. Salve.